In questo video tutorial vi spiego come creare un foglio di carta intestata con Word. I fogli di carta intestata sono molto usati nelle aziende, sia private che pubbliche, per poter scrivere dei documenti ufficiali, delle lettere commerciali e così via. Generalmente la carta intestata contiene tutti i riferimenti relativi all'azienda. Come vedete, ho aperto già Word, per cui cominciamo subito. Il documento di apertura si presenta così come lo vedete a video. Abbiamo il cursore che lampeggia nella parte sinistra, nel punto in cui iniziano i margini sinistro e il margine superiore. Potremmo già iniziare a digitare un documento, però abbiamo detto che voglio creare la carta intestata aziendale. Per fare questo faccio clic su Inserisci nella parte superiore qui, dopodiché mi sposto verso destra Intestazione. Faccio clic e mi si apre una tendina in cui ho tanti modelli per rappresentare un'intestazione. Io voglio scegliere il modello vuoto perché voglio fare tutto da zero. Quindi faccio clic sul primo modello dove c'è scritto vuoto. Come vedete si crea una linea tratteggiata orizzontale che separa l'intestazione, che è la parte superiore, dal foglio in cui va scritto il documento, cioè la parte inferiore, il corpo del documento. Qui ci viene indicato di digitare del testo, per cui vado a inserire il nome dell'azienda, ad esempio EduCoding 2.0. Poi faccio invio e digito altro testo, ad esempio la descrizione dell'associazione. Faccio ancora invio e voglio inserire una terza riga in cui digiterò il sito web dell'associazione, quindi www.educoding.it. Potrei inserire qui nell'intestazione altre notizie, come ad esempio il numero di telefono, l'email, eccetera. Però tutte queste altre informazioni le voglio inserire nella parte finale del documento, che viene chiamata piedi pagina. Ora cosa faccio qui? Evidenzio tutto, faccio clic su Home e centro, metto tutto al centro. Do anche un po' di spaziatura o interlinea con questo strumento, faccio clic, ad esempio 1,5. Ingrandisco un po' il carattere, la prima riga la porto ad esempio a 20, la seconda riga la faccio 14 e l'indirizzo web un po' più piccolo, ad esempio a 12. Dobbiamo stare attenti però al margine. Se scriviamo troppe cose nell'intestazione, il contenuto del documento potrebbe spostarsi troppo in basso, oppure ci potrebbero essere dei problemi di accavallamento di testo. Ora, per spostarmi all'interno del documento, faccio doppio clic sotto la linea tratteggiata. Faccio doppio clic e vedete il cursore mi lampeggia all'interno del corpo del documento. Il testo che ho scritto nell'intestazione lo vedo più sbiadito perché sono uscito fuori dall'intestazione. Se voglio fare altre modifiche all'intestazione, basta semplicemente fare nuovamente Inserisci intestazione oppure fare doppio clic sull'intestazione. Quindi faccio doppio clic che entro nell'intestazione e posso fare altre modifiche. Ad esempio, metto in grassetto la prima riga, quindi sempre su Home scelgo grassetto, cambio anche il colore del testo, metto ad esempio di colore azzurro. Voglio mettere anche un logo all'interno della mia intestazione. Faccio clic su Inserisci immagini, questo dispositivo, perché l'immagine l'ho salvata sul computer, cioè sul desktop di questo computer, quindi faccio clic e sul desktop vado a scegliere il logo di EduCoding. Doppio clic ed ecco inserito il logo. È troppo grande, lo vado a rimpicciolire con le manigliette negli angoli qui dell'immagine. La faccio un po' più piccola così. E poi con questo strumento a fianco, con doppio clic su di esso, posso andare a scegliere ad esempio davanti al testo in modo che lo posso spostare ovunque senza problemi. Faccio clic, chiudo e vedete, posso spostare l'immagine dove voglio. La metto qui, prima del testo, nel lato sinistro. A questo punto esco dall'intestazione e faccio doppio clic sotto la riga tratteggiata come ho fatto prima. Altre informazioni le voglio mettere sotto nel piedi pagina, quindi scorro la pagina sotto, faccio Inserisci piedi pagina. Piedi pagina significa la parte sotto inferiore del foglio, sempre vuoto perché voglio inserire tutto io manualmente. Faccio clic, digita testo, ad esempio voglio mettere l'indirizzo postale, la via, il numero civico e la città. Poi invio, voglio mettere il telefono, quindi tel, trattino, voglio mettere l'email, info @educoding.it e voglio inserire anche la partita IVA.
Quindi partita IVA, due punti, ad esempio un inserito dei numeri casuali. Ok, metto tutto al centro, posso formattare come voglio, abbiamo detto, quindi vado a centrare, lo faccio da home, quindi faccio clic su centra e poi ingrandisco un po', porto a 12 il testo. Ora faccio doppio clic qui all'interno della pagina, vedete se mi sposto sopra vedo l'intestazione, se vado sotto vedo il piedi pagina. Voglio impostare ora dei margini alla pagina per evitare degli errori di accavallamento di testo oppure di testo troppo vicino all'intestazione o al piedi pagina. Vado su Layout, qui in alto, margini, margini personalizzati, faccio clic e scelgo superiore 3 cm, inferiore 3, sinistro 2,5 e destro 2,5. Ovviamente potete impostare i margini così come vi servono e poi premete su ok. Supponiamo di aver finito di realizzare la nostra carta intestata. Ora vi voglio far vedere una cosa molto interessante. Andiamo a salvare questo documento con file, salva con nome, sul desktop del mio computer. Lo chiamo carta intestata. Faccio salva. Ora chiudo il documento perché devo fare un'impostazione sul file, per cui deve essere chiuso. Sul desktop abbiamo il file appena salvato. Ora faccio clic col tasto destro del mouse su di esso e scelgo proprietà in fondo. Da qui vado a fare clic su attributi sola lettura. Cioè voglio rendere questo file di sola lettura. Significa che quando vado a digitare del testo, una lettera, qualsiasi cosa all'interno del documento e faccio salva, devo per forza dare un nome diverso di carta intestata. E quindi il documento carta intestata mi resterà sempre intatto. Vediamolo. Facciamo ok. Apriamo carta intestata nuovamente. Digitiamo del testo. Ad esempio, voglio fare una lettera di comunicazione. Facciamo ora un salvataggio diretto, quindi o faccio clic su questo pulsantino salva oppure file salva, cioè voglio aggiornare il contenuto del documento. Non faccio salva con nome, faccio salva, quindi faccio clic su salva e vedete che mi chiede comunque di mettere il nome documento. Quindi se metto un nome, che ne so, comunicazione. Faccio salva, il documento viene salvato correttamente. Se vado a chiudere, abbiamo sul desktop due documenti, la carta intestata e il documento in cui ho digitato del testo. Quindi se apro il documento comunicazione, qui ho il testo che ho inserito. Chiudiamo. Se apro invece carta intestata, vedete che la carta intestata mi è rimasta intatta. Se digito altre cose, ad esempio, e faccio nuovamente salva, lascio il nome carta intestata, non lo voglio cambiare il nome, supponiamo di volerlo sovrascrivere, faccio salva, vedete che mi dà un errore, dice che non è possibile salvare il file perché è di sola lettura. Faccio ok, basta cambiare il nome, metto 2 ad esempio, clicco su salva e il documento mi viene salvato correttamente. Chiudiamo, quindi ho 3 file, comunicazione, carta intestata 2 e carta intestata che è il file di sola lettura che mi rimane sempre intatto, è il file su cui lavorerò. Apriamo uno di questi documenti e facciamo un'altra osservazione per quanto riguarda l'intestazione in Word. Ad esempio, apro comunicazione. Se vado a digitare tantissimo testo da saltare alla pagina successiva, cioè voglio digitare più pagine, ad esempio il mio documento è lungo, faccio sempre invio per provare, no? A un certo punto mi salta alla seconda pagina e vedete che comunque ho l'intestazione e il piedi pagina anche sulla seconda pagina. Quindi tutte le pagine che andremo a digitare, a scrivere quando ho delle intestazioni o piedi pagina, essi vengono riprodotti su tutte le pagine. Se volete seguire il corso completo che ho realizzato su Word base, vi metto il link in descrizione. E vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per essere sempre aggiornati. Inoltre, se il video tutorial vi è piaciuto, mettete un like e ci risentiamo al prossimo.